Ciao a tutti, sono Luigi Loris, sono pilota BMT e oggi sono qua a Milazzo alla prima prova di campionato italiano. Vi presento il nuovo modello BMT 016 GT. Questo modello sostanzialmente abbiamo migliorato rispetto al precedente. Le geometrie sono rimaste circa invariate per il semplice motivo che abbiamo accorciato l'intera macchina. Infatti noi montiamo una cinghia più corta dell'anteriore, una 252 rispetto a una 255. Cosa abbiamo fatto sulla macchina? Sulla macchina abbiamo portato i servi sdraiati come su un'autopista, abbiamo adottato il bumper sostanzialmente dell'un'autopista e sostanzialmente abbiamo modificato anche le spalline. Le spalline le abbiamo modificate nel senso che sono scomponibili sia davanti che dietro, quindi si può sfilare il differenziale davanti e dietro sostanzialmente solo dalla parte superiore del modello. Una cosa che abbiamo fatto sul modello per la manutenzione è quello che possiamo ora sfilare la barra posteriore sostanzialmente senza smontare le spalline posteriori e quindi è più facile andare a modificare la durezza della barra sostanzialmente agendo solo sul posteriore e quindi solo sulla barra stessa. Un'altra modifica che abbiamo fatto è quella del salvaservo, il quale abbiamo la possibilità di variare sia la squadretta del salvaservo e sia l'attacco del telaio da sotto. Abbiamo sostanzialmente tre regolazioni sul perno del salvaservo e una possibilità di regolazione da 1 a 3 mm sulla squadretta del salvaservo. Altre cose che abbiamo portato è un doppio tendicinghia sulla, non so se si vede, ma è sulla cinghia laterale e la macchina sostanzialmente è questa, come si vede in foto, si vede nel video. Per la gara cosa vi posso dire? Sono appena finite le semifinali. Per noi piloti di BMT, ovvero tre piloti in expert, due sono stati più sfortunati, che siamo io e Catanzani, i quali hanno avuto un problema tecnico. L'unico che è passato in finale è Scanziani, che è passato con la quarta posizione nella semifinale B. Per la gara cosa si può dire? La gara ci sono stati dei problemi tecnici sulle gomme, infatti ci sono state tante lamentele, e sì, è un problema da risolvere, anche in passato c'è stato lo stesso problema e per me e per il gruppo BMT è un problema da risolvere sicuramente dalla prossima gara e non si dovrà più ripresentare nel futuro.